Salve a tutti ragazzi, oggi siamo nel castello di Cross Rock, nella puntata odierna di Sacred. Faremo delle missioni secondarie qui nel castello di Cross Rock e poi torneremo indietro per fare delle missioni interessanti anche qui nel villaggetto prima del ponte. Ora ragazzi, faremo la missione secondaria di questa tipa qui che avevamo già fallito una volta perché è una missione molto particolare. Innanzitutto, vedete qui in Agente della Corona, questa è una delle spie. Che non la prima spia l'abbiamo vista proprio con il gladiatore che era un agente della corona e dice una cosa strana. Treville ha detto di rivolgermi a te quando sarebbe stato necessario fare un po' di spionaggio. Sostituisci i documenti dell'inquisizione con delle copie false senza farti vedere. Ti darò alcuni documenti con dei sigilli in modo che gli inquisitori del Modre non sospettino nulla, ma prima devi allontanare i suoi scagnozzi dei documenti. Il suono della campana che annuncia la cena prima di sostituire i documenti dovrebbe aiutarci a distrarre quella marmaglia affamata. Allora, sei dei nostri? Dice il suono della campana che annuncia la cena prima di sostituire il documento. Dovrebbe aiutarci a distrarre quella marmaglia affamata. Ritornerò. Oh, Mickey, mo dobbiamo capire come cacchio dobbiamo fare. Come cavolo dobbiamo fare? Andiamo, avviciniamoci. Ma io non sento nessuna campana. Quando la dovrei sentire, sta campana? Ecco, questo è il posto. Aspetta, stanno quelli fuori. Ragazzi, la missione Stealth, chi l'avrebbe mai detto? Mickey, cioè, è diventato uno stealth per la prima volta questo gioco, pure qua. Ma dentro le case ci stanno i soldati per caso? Ne, ecco la campana, ecco la campana. Ora tutti vanno là. Mickey, prendi la mappa, i documenti. Li devo prendere io pure. Via, 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 via. Oh, merda, 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 merda. Via, 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 via. Ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, abbiamo fatto una missione stealth, la prima volta. Non l'avevo mai fatto in più 10 anni e più che c'ho il gioco. Per farvi capire. Me? Dov'è la tipa? Dobbiamo farci tutto sto giro. Aspetta che parlo io, eh. Meraviglioso! Lo scambio dei documenti ci ha fornito le informazioni che volevamo. Non ci sono testimoni dello scambio. Incredibile! Questi piani dimostrano che alcuni loschi figuri stanno creando scompiglio nel regno. I lupi dell'area di Silver Creek sono stati infettati con la rabbia. I perdoni a maschere stanno facendo il proprio lavoro e vengono pagati dalle casse degli empi. Fin dove possono arrivare questi intrighi? Ok, niente, non ci è andato niente, a parte l'esperienza, Mickey. Ecco un po' di oro. Adesso cercheremo, gironzoleremo qui intorno per trovare delle missioni secondarie interessanti. Qui ragazzi, questa missione secondaria non è niente di che. Noi l'abbiamo già fatta una volta. Ecco qua. Ti prego, vai al laghetto ricreativo e riporta la mia fidanzata a Cross Rock Castle. Serana e io dovevamo incontrarci al laghetto fuori dal castello per andare a fare una passeggiata, ma ultimamente in zona si sono visti molti banditi e non è prudente andare in giro. Mi capisci, non è vero? Inoltre sono molto occupato e... Accidenti. Ma che ore sono? Devo andare. Non ti deluderò. Dove devi andare? Oh, qua non si va da nessuna parte, Mickey. Dove sta il laghetto? È fuori dal castello. Dove sarà mai? Vediamo un po'. Questo laghetto è poco fuori il castello.
E non me la ricordo questa missione, non me la ricordo. Però a quanto pare dobbiamo uscire e dobbiamo guardare che cavolo c'è. Cosa ci aspetta? Dov'è questo laghetto? Oh, quanti banditi! Andate a cagare! Ecco il laghetto! Sorcio assassino! Ma guarda un po' questo mago malvagio! Michi, quel fuoco è il tuo o il mio? Quello blu è il suo, sicuro. Ah, ecco la tipa. Oh, si è unita al gruppo. Andiamo, portiamola a casa. Dal tuo fidanzato, che a quanto pare era molto occupato, non poteva venirti a prendere poco fuori dal castello. Manco fossero 100.000 chilometri. 102, 130. Mo! Che sorto di arco! Possibilità di trappolare i nemici volanti. Che sorto di arco! Andiamo. Oh, il cavallo bello. Dov'è che sta? Dov'è? Oh, eccolo, sta dietro. Sono già qui. Sale sul cavallo. Ok. Dopodiché, ragazzi, andremo a fare invece delle missioni a quel villaggetto che avete visto. Avete visto nello scorso episodio. Dov'è? Di qua? Sì, di qua. Facciamo prima. Perché non mi fa andare? Ecco. Il castello, bello, bello. Dov'è che sta? Sto cavallo che si va ad impigliare nei posti. Posti strani. Beh, eccolo. Quello super impegnato è questo. Eccoti qui, mia cara. Avevo così tanto da fare che potevo venire. Avevo così tanto da fare che potevo venire. Che non potevi venire. Cioè, tu sai, lo sei stupido, pup. Cioè, non manca parlare, sa. Il lavoro, sai com'è? Ho pensato che fosse meglio che tu. Serana? Dove stai andando? Sono. Ti ha mandato a cagare, ha fatto bene. Infatti ti dà le spalle, brutto bastardo. Ho trovato 4 rune. Attacco, gladiatore, attacco. Quell'abilità, attacco, che livello ce l'ho? Livello 3. Danno. Come danno meno 9%? Meno 4%? Che significa, scusa? Assurdo. Boh, vabbè. Ok, questi due si sono lasciati, molto bene, noi siamo molto contenti di questa cosa. Qua ci sono dei briganti, dei formaggi, cioè, ecco qua, qui escono tante persone da questa casa, perché? Pensavo che ci fosse qualche cosa. Dobbiamo andare a cagare. No, ok, vedi, questa qua si blocca come una cazzona. No, dobbiamo uscire fuori dal castello e andare laggiù. Quindi fra poco, ragazzi, riprende il collegamento, diciamo così. Ce la fai, Mickey? Venite qua, basta. Ah, Mickey, ogni volta che utilizzo il pugno degli dèi, alcune volte fa la canzone Alleluia, Alleluia. No, vabbè. Questa cosa prima non c'era. Ok, ragazzi, siamo arrivati. Ma tu, chi è questo? Taglia la cura. Manca il tempo di arrivare. Intanto Mickey fa le stragi sul ponticello, bello. Andiamo a fare, allora, qui ci dovrebbe essere un portale da aprire.
Vediamo dove cacchio sta. Questo ci dà una missione, dopo l'andremo a fare. Qui abbiamo parecchie missioni da fare, ragazzi. Ok, cominciamo col fare la missione secondaria di questo contadino. Trovi il mio bestiale e riportalo a casa sano e salvo. Probabilmente hai notato la tempesta della scorsa notte. È stata spaventosa e tutta la mia mandria è scappata ed è corsa via verso est. Per favore, aiuta un povero contadino a ritrovare i suoi animali. Sì. Qua suona il cazzo del telefono, io non posso andare a rispondere. Assolutamente. Non posso andare. Dove sta la mandria di questo qua? Rompere i coglioni proprio a livelli madornali. Ma dove sta la mandria di questo? Ah, non è molto in basso. La rottura di palle. Oh! Oh, sei stato zitto finalmente. Guardate proprio la vita di coso là. Stai messo male, amico. Ecco qua. Questi banditi del pene. Che dove sta la mandria? Ehi, una cosa per te è caduta, amici, è caduta una runa per te là. Pietrificazione. La puoi scambiare, ricordi, eh? No! I lupi! Alleluia! Bellissimo! Da mo' che ho scoperto questa cosa, è bellissimo! Quando fa il pugno, il gladiatore fa Alleluia! Alleluia! Ragazzi, è una cosa assurda. Ma tu, osso di animale! No! Che? Non sempre il pugno fa la canzoncina. Mickey, perché esce una freccia rossa sulla mappa? Pure tu la vedi? Come se ci dovrebbe essere un nemico da sconfiggere. Ma lo dice che c'è, dice che sta qua. Che cazzo? Dov'è? Si sente il rumore però. Guarda, nella mappa si vede il tipo. È vero. Fai l'attacco dall'alto. Fai il tuo attacco dall'alto con le meteore, ce l'hai? Altrimenti devo andare io con di arco, devo andare. Proviamo con l'arco. Prenderlo. Ma io lo prendo a quello. Aspetta, è impossibile. È impossibile. Ma che cazzo? È scomparsa la freccia rossa, Miki, andiamo. Mandria. Va bene, ragazzi. È ancora lì, va bene, non fa niente. Tanto abbiamo fatto la missione. È scomparsa la freccia rossa. Andiamo a dare la brutta notizia al contadino Otto, dopodiché facciamo un'altra missione secondaria, ragazzi. Eccoti bello. Ti devo dare una brutta notizia. Oh mio Dio, sono tutte morte! Sono rovinate! Ora che cosa farò? Mi dispiace, fratello. La prossima volta impara a non tenere le cose da solo. La tempesta è una bella giustificazione. No, però, mo il culo a questi. Oh, what are you? Watch the ball, what are you? What are you? What are you? What are you? Banda di ladri! Mickey, dove cavolo sei finito? Oh. Ho dovuto combattere 10.000 cristiani. Guarda la strage che ho combinato. Oh, una cintura. Cintura dell'aggressione con due ingastonamenti. Vabbè, ma niente, è in confronto a forza più 3. Bene, andiamo a fare l'altra missione. Mickey intanto ha congelato qualcuno.
vedo che se la sta cavando, quindi non lo disturbiamo. Ma sicuramente la prossima missione ci farà aumentare di livello. E prepariamoci per questo. Vieni qua, Mickey. Facciamo quest'altra missione. Bene, allora Mickey utilizza il cerchio di ghiaccio, l'ha già fatta, fatta, vabbè. Allora, Daylen, agente della corona, ecco, ne abbiamo trovato un altro. Ho sentito che eri in zona. Ascolta, ho bisogno di accedere al covo dei criminali per trovare un antidoto. Questi criminali hanno avvelenato i pozzi qui, a Fire's Crossing. Sospetto che si tratti di un intrigo politico, perché questo luogo è in una posizione strategica sul confine del baronato di Demordri. Portami quindi l'antidoto, senza attendere oltre. Ti penso io. Ok, adesso io mi ricordo che qua, ecco, c'era qualcosa di strano. Andiamo nella foresta. Prendiamo il cavallo. Cavallo. Prendiamo il cavallo e andiamo nella foresta. Qua c'è questo contadino, solo come un cretino. E qua c'è questo qui, che poi faremo anche la missione di te. Faremo anche la missione di quello. Lascialo perdere adesso, Mickey. Dobbiamo andare a nord. No, no. È a nord o è di qua? Aspetta, aspetta. Che è sta posto? Cos'è sto posto? Guarda. Oh, brigando. Oh, fuori legge. Siamo aumentati pure di livello. Oh, ecco qua. Attraversa pure la spada che attraversa i muri, ragazzi. Solo su Sacre. Solo qui succedono queste cose. Un cimitero, vogliamo andarci a fare qualche risata? Qualcuno dirà, come? Nel cimitero ti vuoi andare a fare le risate? Marcus, creatore di morti, di mondi, ed è morto. Mario, i draghi non sono una minaccia. Il cadavere di un uomo poi è morto. In memoria di berrò tutto ciò che mi versi nel bicchiere. Irina, ed è morto. Qui riposa Jotau. Abbiamo scavato più a fondo che potevamo. Non so qual è la battuta di questa cosa. Il cadavere di un... Come il cadavere di un... Non dice niente questo. Qua hanno finito le idee. Che è? Mickey, ma non è che tu... Boh, vabbè. Il cadavere di un uomo. Mark. Fa meno rumore. Alcuni non dicono nulla. Ah, Mark. Creatore del mondo. Il cadavere di un uomo. Questa tomba invece... Oh, uno scheletro. A posto. E questa? È una tomba. Se in questa città c'è un'arena. Niente? Abbiamo finito? Niente, ragazzi, abbiamo finito le tombe. Adesso dobbiamo andare qua giù, credo. Però prima aumentiamo di livello. Aumentiamo l'abilità di disarmare, che a me serve tanto. È la dottrina della spada. E qui invece aumentiamo sempre la rigenerazione fisica, perché mi serve per le abilità. Adesso dice che ci vogliono 5,9 secondi. Oh! Questo sarebbe il covo di questi bastardi. Anello del vagabondo. Spada imprecisa dell'oblio. Che? Dov'è che sta l'anello? Spada marziale del fallimento, vabbè. Intanto Mickey fa il culo a tutti. Big face! Mickey, ho trovato l'antidoto. È un messaggio segreto anche. Un messaggio segreto dell'antidoto. Quando muoiono fanno... Che razza di modo di morire, eh? Mammi, il doppiatore di quelle morti è proprio assurdo. Ragazzi, sto per finire lo spazio. Io sto per finire lo spazio. Devo vendere, Mickey, andiamocene. Mentre Mickey ammazza quella tipa, perché lui... proprio ammazza sia uomini che donne. A lui non gli piace il programma uomini e donne, nemmeno a me. Fa cagare. E
penoso. Intanto qua c'è questo tipo che vuole morire pure lui. Oh, gli abbiamo tagliato la gamba. Ringrazia che era solo la gamba. Dobbiamo tornare, ecco. Fratello, tu hai l'antidoto, è una grande notizia, ma questo messaggio, chi ha assunto quei lestofanti? Sembra che tu abbia sollevato un vero vespaio. Stai in guardia, tieni, la corona ti è molto grata. E intanto questi mi stanno pizzicando il culo. Ah, ah. Ma guarda un po', sti figli di puttana. Adesso faremo l'ultima missione, che è molto carina, ed è la missione del tipo nella foresta. Il tipo nella foresta, questo qua. Guardate un po'. Bene, bene, sei già qui. Mia nipote si è persa. Ti prego, trovala. Alcuni animali selvaggi ci hanno attaccati durante una passeggiata a cavallo. Lei è scappata nella foresta in preda al panico, come se avesse alle coste i demoni Rufus e Shaitan. Ora quella sciocca ragazzina probabilmente si è persa, per cui ti prego di cercarla, perché sarebbe una grave perdita per la famiglia. Ritornerò. Ok, questo qui ci ha detto di andare a trovare la nipote. E no, intanto lui non si dà da fare. Però noi andiamo a trovare questa nipotina scomparsa. Eccola qui. È stato facile. Oh, ah, ah, ah. Chi? Io seguirò te, zio. No. Sì, sì, seguirò Svenia. Ma questa si chiama come la dea Svenia, quella che abbiamo visto. Ma che c***o? Allora, dobbiamo capirci bene. Ecco qui. Ah, ecco la mia piccola, la mia nipotina disobbediente. Rufus, Shaitan, togliete di mezzo quella persona e portatemi la ragazzina. Guarda un po', sono dei tre demoni del pene. Ah, queste teste di cazzo vogliono fare fuori alla mia. Vai, muori, muori, muori. Rufus, drago di merda, devi morire, brutto bastardo. Muori, muori, muori. E questo qui dove va? Dove vai tu? Vediamo un po'. Stivali lodati. Stanno gli stivali lodati in sto gioco pure. Per te, è roba per te, Mickey. Stivali lodati. Parliamo con la ragazzina. Che incubo! Sono uscita per una passeggiata a cavallo, poi è arrivato quest'uomo, mi ha guardata con occhi scintillanti, ha mormorato delle parole stregate. Ero come se fossi in trance. Ero lì e non ero lì. Chissà quali cose orribili aveva intenzione di farmi. Ti ringrazio di cuore per avermi salvato. Questa regione è in pace. Oh, abbiamo ottenuto un'altra runa. Minchia, a te ti servono rune. Io ne ho già 4. Noi adesso vi dirò già che dalla prossima volta invece continueremo a fare la missione secondaria. Quindi torneremo innanzitutto al castello di Cross Rock, io e Mickey. Torneremo lì. E dopodiché andremo a nord. Preparatevi per vedere l'area ghiacciata di questo gioco. E finisce qua questo video.